Paradosso a 5 stelle sulla gestione della provincia di Cosenza. Da un lato il deputato Francesco Sapia denuncia le difficoltà economiche dell'ente, tali da determinare il ritardato pagamento ai dipendenti degli stipendi di agosto. Dall'altro lo stesso Sapia, insieme ai parlamentari Bianca Laura Granato, Paolo Parentela e Giuseppe D'Ippolito, contesta l'ormai prossima cessione alla regione della sede di Viale Crati, ormai sovradimensionata. La provincia, infatti, all'indomani della riforma del Rio è passata da circa 1000 dipendenti a soli 400, cedendo molteplici funzioni alla regione, che dunque, in ragione di questo trasferimento, già occupa con proprio personale i 2/3 dei locali dell'immobile. Oltre 70.000 firme inviate alla RAI per chiedere la messa in onda della fiction sul modello Riace. Il boom di adesione alla petizione online lanciata dal comitato Possibile della Costa dei Gersonini si registra all'indomani del Giaccusa, a colpi di tweet di Beppe Fiorello ai vertici di Viale Mazzini. Re di aver censurato lo sceneggiato liberamente ispirato all'esperienza del paese dell'accoglienza guidato dal sindaco Mimmo Lucano. L'idea è sorta dopo poche ore e abbiamo deciso di lanciare su Change questa operazione che i primi giorni è andata effettivamente a rilento, ma poi piano piano si è insinuata nelle persone, evidentemente di area, la necessità di esprimere un parere su questa operazione. Siamo ormai agli sgoccioli, venerdì partiamo, alle 15 si aprono i battenti. Siamo arrivati dopo non pochi sforzi, insomma, ad avviare questa nostra decima edizione, a festeggiare questi 10 anni. Nel nome della manifestazione Lamezia rimane, ma la fiera regionale del fumetto più grande da Napoli in giù quest'anno ha traslocato per cause di forza maggiore, incagliatosi anch'esso nelle maglie troppo strette della burocrazia che porta l'impronta della terna commissariale del comune. Il Lamezia Comics & Co festeggerà la sua decima edizione dal 13 al 15 settembre nel comune di Maida, nelle tenso strutture offerte dal centro commerciale Due Mari.